C'è una cosa speciale, perché quando si hanno degli amici speciali bisogna condividere anche l'amicizia, condividere la passione, condividere la trasformazione. Ed è, vi dico, sono emozionato di averlo qui oggi, perché è un caro amico, è una persona straordinaria, un cuore immenso, e vi dico che mi ha insegnato, mi sta insegnando molto anche lui, ed è un piacere avere Walter Nudo qua con me. Walter. Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Allora, per me sono tutti ragazzi, anche i miei genitori, mio papà ha quasi 100 anni, grazie a Dio, è sempre un ragazzo per me. Siamo tutti ragazzi, no? Siamo tutti qui che stiamo... Sì, continuando a giocare. Allora, non potevo che... Allora, giustamente diceva, scusa, io sono quello che poi vi manderà a mangiare, quindi iniziate a guardarmi bene. È incredibile parlare adesso ovviamente dopo questi illuminari, ma soprattutto quello che mi ha cercavo di capire, innanzitutto sono qui perché è il compleanno di Giorgio, è la celebrazione del suo lavoro, della sua missione, e non potevo non essere qui, e quindi facciamo un altro applauso a Giorgio, a quello che ha messo insieme, perché oltre al fatto di portare in giro un'azienda, ha veramente aiutato tante persone, sta continuando ad aiutare tante persone, ma soprattutto quello che riesce a fare tutte le volte che io vengo alle sue convegni, è incredibile come incontro degli illuminari straordinari, degli esseri umani straordinari, dei filosofi che vanno oltre. Ed è un po' questo probabilmente che mi accomuna. Io, mentre ero lì seduto, dicevo, cosa ci faccio io questo? È incredibile come... Io sono partito quando avevo 20 anni, 19 anni, io sono partito come spogliarellista. Ed è incredibile come adesso, 54 anni, mi trovo così a mio agio in mezzo a tutte queste persone. Eppure non ho studiato, o sono perito chimico, è perché la natura non ti molla. Quello che noi siamo veramente non ci molla. Noi facciamo di tutto durante la vita, di dire no, io so cosa devo fare. Ma la natura non ti molla, la natura è più forte di noi. Noi crediamo che l'uomo distruggerà questo mondo, no, questo pianeta, la natura è più forte. La natura è più forte, difatti, come la febbre, riscalda il pianeta per sbattere fuori i batteri. Noi. La natura è più forte, la natura sa la strada, la natura sa quello che noi... con la nostra mente limitata di esseri umani, no, non sappiamo, arriviamo fino a un certo punto. Difatti Planck, il mentore di Einstein, dice io ammetto di arrivare fino a un certo punto, oltre devo ammettere che c'è un'energia più grande, un qualcosa che la nostra mente non è in grado di percepire. Ammettiamola sta roba, non siamo in grado di percepirla. Quindi quello che, insomma, è la cosa che credo che mi accomuna un pochettino a tutte queste persone, almeno ci provo, cerco di trovare un punto in comune, è il fatto di ricercare, di trovare la verità. E diciamo che io l'ho cercata in altre maniere. Io ho studiato poi, io sono dislessico, l'ho scoperto solo qualche anno fa con i miei figli, perché anche loro sono dislessici e discalcoli. E il mio primo libro l'ho letto a 35 anni. E credevo quando ero piccolo di essere solo più stupido degli altri. Però quello mi ha dato la forza di andare avanti, di superare, di capire come superare gli ostacoli, e questo mi ha portato a sperimentare la vita, no? Io mi ricordo che scrissi quando ero piccolo un diario, scrivevo molte poesie, grammaticamente ovviamente scorrette, ma e dicevo, ci sono due modi di vivere la vita, o la leggi nei libri di qualcuno che l'ha fatta, l'ha vissuta, oppure te la vai a vivere tu. E dissi, io voglio andare a viverla. E così è stato. Ho vissuto tanto. Posso dire di potrei andarmene via stasera e sarei a posto per le prossime 3-4 vite. Ho fatto di tutto di più. Difatti a volte dico, ok, adesso? Però se il Signore mi lascia ancora qui, è perché evidentemente devo fare ancora qualcosa. Ancora non lo so. Però come dicevo l'altro giorno, alla Minter
a 92 anni gli dissero: sta preparando un'opera, una prossima opera? E lui disse: non lo so, ma probabilmente lo sono. Perché c'è qualcosa che va avanti da noi, la nostra natura. Poi noi realizziamo la nostra mente, ah, ecco cosa dovevo fare. È un po' come un cammino, noi non partiamo mai. Il motivo per cui partiamo per un cammino non è veramente il motivo per cui stiamo facendo quel cammino, lo scopriamo mentre lo stiamo facendo. Allora, perché trasformazione? Cerco di essere veloce così almeno poi andiamo tutti a mangiare. E soprattutto dare un senso perché sono qua. Allora, trasformazione perché la vita, ho scritto un libro, si chiama La vita accade per te, e l'ho scritto un paio di anni fa, perché 5 anni fa ho avuto i doni più meravigliosi della vita. Uno è stato un incidente che ho rischiato di perdere la gamba dal ginocchio in giù. E vi racconto solo com'è la vita, sono sicuro che vi potete ritrovare in questo. Semplicemente andavo con la mia moto in America, a 55 all'ora, sulla mia corsiva, non facevo nulla, nulla di sbagliato almeno, insomma, se non il fatto di andare secondo le regole. Una ragazza entra in autostrada, mi taglia la strada, improvvisamente tutto quello che posso fare all'improvviso è frenare, io mi vado a schiantare sul cofano della macchina e rimane la mia gamba tra il cofano e il motore potente della mia moto, che era un Harley molto grosso, e si frantuma tutto. Finisco in ospedale e mi dicono: guarda, qui c'è il rischio di perdere la gamba, perché era tutto distrutto, tibia, perone, parte dell'astragalo, ma era tutto disintegrato a livello della caviglia e non c'era più mobilità. E dopo 12 giorni in ospedale io scopro che la ragazza che mi ha tagliato la strada, che tra l'altro stava andando via, stava scappando, hit and run si dice in America, non aveva l'assicurazione, e dopo 12 giorni che ero in ospedale mi arriva la bolletta. Sapete che l'America non è come l'Italia, la sanità non è gratuita, ok? Ti lasciano anche sulla brandina se non c'è l'email o all'epoca il fax dell'assicurazione che copre quei $300,000 dell'operazione, ti lasciano lì. Io, grazie a Dio, avevo insomma delle cose, insomma mi arriva la bolletta, $275,000, e lei non aveva l'assicurazione. Quindi, ricapitolando, mi ritrovo su un ospedale rischiando di perdere la gamba perché non so se l'avrei recuperata, non stavo facendo niente, non ho fatto niente di sbagliato, non è che mi arrampicavo e dicevo: te la sei andata a cercare, no, e mi ritrovo con tutta questa roba qui. Ecco perché dico: la vita cade per te, perché crediamo di essere in controllo della nostra vita, la verità è che non è così. Quindi nel momento stesso, perché la nostra mente dice: sì, siamo in controllo, il nostro ego, in inglese si dice ego, edge God out, togli Dio fuori. Ok Dio, i miei genitori, i vostri genitori, adesso vorrei dire una cosa che non vorrei scioccarvi, ma noi siamo il risultato di circa 2-3 minuti di sesso dei nostri genitori. Ho scioccato qualcuno? No, ok. Dopo nove mesi in cui i nostri genitori non hanno fatto niente, se non quei 2-3 minuti di quella notte, non c'è stato un genitore, almeno non i miei, che hanno detto: ok, dov'è l'occhio? Lo mettiamo a sinistra, a destra, dov'è il naso, dov'è la bocca, il ginocchio va così, va così. Dopo 9 mesi nasce una creatura, abbiamo visto, meravigliosa, straordinaria, perfetta. Chi l'ha fatto quello? Poi quando nasce, dice: ok, qualunque cosa ha fatto, okay, adesso andiamo avanti noi, sappiamo noi cosa fare. E quindi trascuriamo quella fatta, e chi l'ha fatto? Quindi dobbiamo vivere pensando che qualcosa di straordinario ha fatto tutto questo e continua a farlo. Chi è che fa battere il vostro cuore? Chi è che fa digerire quando noi andremo a mangiare mentre noi saremo impegnati con i nostri cellulari a fare le nostre cose? Chi lo fa? Se noi non riconosciamo questa grande energia, chiamatela come volete, qui non stiamo parlando di solo energia, allora non ci sappiamo che non siamo veramente in controllo. Dite al vostro cuore di fermarsi 3 secondi. Non muore nessuno, giusto se diciamo di 3 secondi? Ditelo. Riuscite a farlo? No. E allora chi è in controllo veramente? Con questo non voglio dire che andate là fuori e lasciate che tutto. Voglio dire semplicemente che dobbiamo vivere riconoscendo che il controllo di tutto non ce l'abbiamo. E quindi quando ci succedono delle cose, come quello dell'incidente, dobbiamo riflettere e dire: ok, la vita è per me o contro di me? Perché questo, come diceva Einstein, è la domanda che ci dobbiamo fare. Una sola, non è che dobbiamo fare 1000 domande. Viviamo in un universo che è amico
o viviamo un universo che è contro di noi. L'ho parafrasata un pochettino. Ed è esattamente per questo che ho scritto questo libro, La vita cade per te. Perché nel momento stesso in cui dici la vita cade per te, allora ammetti e accetti che la vita è per te, è tua amica. E molto spesso quando ci succedono incidenti, come il mio, noi cosa facciamo? Perché? Perché? Perché a me? E a volte alziamo anche lo sguardo, come dire, tu. Ecco, lì lo riconosciamo. Gli altri, ma lì sì, in momenti difficili lo riconosciamo. Ma quando noi diciamo perché a me? Perché attenzione alle domande che ci facciamo, ci sono collegate le risposte. Per ogni, è come con una chiave che ho professoratura. Quindi se noi facciamo la domanda perché a me, cosa fa questa domanda? Va a risvegliare tutte le credenze depotenzianti, le sappiamo dalla nostra infanzia, perché non valgo, non sono abbastanza, aveva ragione mia madre, aveva ragione l'insegnante di inglese che non sono bravo, papà, e quindi non facciamo altro che flagellarci sempre di più, e quindi viviamo la vita, dicendo, chi mi fregherà oggi? No, lo frego prima io, picchio io prima di essere picchiato. Ed è difficile vivere così, ma quando tu sai che la vita, accetti che la vita accade per te, ma come può essere per te? Come può accadere per te una cosa del genere, che hai rischiato di perdere la gamba, questa donna non aveva l'assicurazione? Beh, forse perché la vita mi sta insegnando qualcosa, mi sta volendo mostrare un qualcosa che grazie attraverso questa opportunità posso cogliere. Perché l'epigenetica si basa su una cosa, almeno dal mio punto di vista, scelta. Tu hai una scelta, sempre. No, non scelta, sì ce l'hai, sempre. E questo è il grande dono che Dio ci ha dato. Scelta, hai sempre una scelta. Di mangiare verdura o di andare a quel McDonald's del cazzo a mangiare. Hai sempre una scelta. Di pensare quel pensiero positivo o pensiero negativo. Hai sempre una scelta. Di dire la vita accade per me e quindi aprirti a quello che la vita è lì per donarti o la vita accade a me ed è contro di me come tutte le altre cose. E vivere di conseguenza. Perché tutto questo, in base alle domande, condiziona le tue emozioni. In base alle domande condizionano non solo le tue emozioni, ma condiziona ovviamente i pensieri, condizionano le emozioni e le emozioni condizionano quello che farai, le scelte che farai, le scelte che farai. Quella persona mi taglia la strada, mi fa il dito, mi incazzo, tu perché a me, io rispetto, tu non sai chi io sono. Oppure dire ok, quella persona sta avendo una giornata difficile oggi, forse sta andando di corsa perché al figlio in ospedale. Altre scelte e condizionano tantissimo la giornata, perché se io prendo il primo caso, una persona mi taglia la strada, mi dice questo, mi arrabbio, non gli corro dietro, vado al lavoro, lasciami stare, oggi uno mi ha tagliato la strada, ma ha fatto questo a me, io, capito, a me. Poi lavoro eccetera, perché noi cosa facciamo? Noi viviamo come una specie di eventi in una giornata e portiamo il risultato del vecchio evento nell'evento dopo, a meno che non scegliamo di tagliare, a meno che prima di entrare nel nuovo evento noi diciamo ok, questa cosa è andata, entro in un nuovo evento, come voglio che vada l'evento? Bene, e qual è lo stato d'animo che devo provare? Questo, ok, mi intono. Prendo un respiro, abbiamo visto quanto è importante, entro e faccio uno switch. E fa una differenza, perché nel primo caso ti condiziona tutta la giornata e ti rovina tutta la giornata, al lavoro, a casa, torna a casa col tuo compagno, la tua compagna, lasciami stare, e magari anche lui e lei hanno i suoi problemi e quindi boom, quella sera sicuramente ci sarà un litigio, si va... Oppure se lasci, tagli, decidi e scegli di tagliare, ok? 5 minuti. Scegli di tagliare, allora pronto passa. Comunque, detto questo, 4 anni fa, dopo che ho avuto questo, ho avuto la fortuna di avere un altro regalo, che due ictus al cervelletto, un'operazione al cuore per un problema, insomma, per un problema congenito. E quello mi ha dato la possibilità, ancora una volta, di fare una scelta. Ok, è contro di me la vita o è per me? A lei, cosa mi vuole dire? E lì ho capito che il mondo dove stavo, che è il mondo dello spettacolo, è stato un grande mondo, mi sono divertito tanto, ma non era più il mondo dove volevo stare. Perché? Perché ho capito, vi racconto solo questo, poi il libro se lo volete trovare c'è tutto quanto lì. Il giorno che ho avuto i due ictus, era una mattina alle 8:30 del mattino,
Ero a Los Angeles e ancora una volta io sono un meditante trascendentale, ho circa 1700 ore di meditazione, che sono circa 2 mesetti passati sulla sedia a occhi chiusi tutti di fila. E come tutte le mattine mi sono alzato, ho bevuto un bicchiere d'acqua per rimettermi, ancora non conoscevo Chafut, per rimettermi a sedere, a meditare. Quando ho chiuso gli occhi, incredibilmente, senza preavviso, la testa è iniziata a girare, ho aperto gli occhi, il mio corpo era mollissimo, non capivo cosa stesse succedendo, un senso di nausea fortissimo, ho avuto la forza di alzare il braccio sinistro, gli ho dato questo impulso e il braccio ha fatto questo. Lì non mi era mai successo, porca miseria. Allora ho cercato di andare in bagno, di vomitare, non riuscivo, barcollavo, ho perso l'equilibrio. E mentre mi guardavo allo specchio, vedevo questo uomo che grondava sudore, bianco come un cadavere, occhi rossi, mi dicevo, Walter, io non pensavo a nulla di quello che credevo fosse importante fino a quel momento. Carriera, soldi, denaro, chi sono io, cosa devo avere io, i miei figli che li amo più di ogni altra cosa, ma pensavo a una cosa sola. Se questo è il tuo momento, se questo è il tuo momento, Walter, hai fatto tutto quello che dovevi fare? La risposta è stata no. Ora, questo è di quello di cui dovete aver bisogno, e paura. Pensare che quando arriverà quel momento, e arriverà per tutti, e arriverà di nuovo per me, la risposta deve essere sì, perché se non avete la fortuna che ho avuto io di tornare indietro, un bel casino. Se non avete vissuto la vita accordati con quello che siete voi veramente, questo non la tua mente lo sa, la tua anima, perché la tua mente è un raccoglitore di informazioni, inizia e finisce quando il nostro corpo inizia e finisce, c'è qualcosa di più, c'è qualcosa che ha fatto crescere te, qualcosa che ti muove di più. Se non accetti quella parte, chiamalo spirito, chiamalo anima, è un problema. Noi siamo fatti mente, corpo e spirito, e quello che dico nel libro è la mente, il corpo si rompe, succede un incidente, abbiamo dei problemi, la persona che amiamo ci lascia, la persona muore, il corpo si rompe, la mente si apre e lo spirito guarisce. La mente si deve aprire quel canale che non permette a fluire, a essere quello che noi siamo venuti su questa terra per fare. Ognuno il suo, ognuno la sua missione, però dobbiamo scoprire quella cosa lì. Quindi ho capito, ho fatto un passo indietro dalla televisione, ho deciso che volevo servire. Ho deciso che volevo usare quella popolarità per servire, attraverso tutte le esperienze che ho fatto, attraverso i miei studi, attraverso le mie ricerche, le mie esperienze in giro per il mondo, in India, eccetera, eccetera. Per servire, per mettere un'altra versione. Ok, tu sei questa, ma ti do anche questa versione qui. Poi scegli tu. Scegli tu. Noi andremo a casa stasera e non seguiamo tutto quello che hanno detto loro, ma facciamo nostro. Ecco, vi chiedo questo, mettete al vostro centro il vostro benessere, benessere per l'amore per voi, non quello che mentalmente sapete, ma quello che è un'altra cosa. Per molto tempo io dicevo seguite il vostro cuore, no, pulite il vostro cuore e poi seguitelo, purificate il vostro cuore e poi seguitelo, purificate il vostro cuore, come? Stando lì, accettando anche le parti che non vogliamo accettare di noi, entrare in empatia con noi stessi, perché se tu non ami te stesso fortemente, veramente, profondamente, non puoi amare gli altri. Noi diamo quello che abbiamo, se tu non hai amore per te, non lo puoi dare agli altri. Quello che dice, ah, io amo quella persona, è un'altra cosa, è un'altra roba. Accetta te stesso, vai in profondità, è un rapporto, inizia questo rapporto profondo con te, accettati. È facile accettare le cose positive, un po' meno quelle negative. Accettati. E questo è quello che ti dà la chiave per poter scoprire chi sei veramente, perché sei qui, e di seguire la tua natura. E così puoi essere esempio per gli altri. Per me questa è epigenetica. Grazie Giorgio. Grazie.